discutere sull'ammontare, diciamo, della somma residua nei fondi. Stiamo parlando di oltre 14 milioni di euro che sono stati, tra virgolette, rapinati ai lavoratori. Sono soldi ai lavoratori, vanno restituiti ai lavoratori. Possiamo discutere sulle modalità e su come far arrivare, diciamo, questo salario accessorio ai dipendenti, ma non è possibile immaginare di far incamerare queste somme alla Regione sotto forma di economia di bilancio. Questa sarebbe una grave violazione dei diritti dei lavoratori. Ecco perché noi siamo ancora in agitazione, in occupazione e probabilmente, insomma, lo saremo fino a quando la Regione non sbloccherà questi fondi. Noi riteniamo che dopo circa 5 anni che non vi sono stati rinnovi contrattuali, che è stato bloccato tutto il salario accessorio ai dipendenti, diciamo, delle ASL, di tutta la pubblica amministrazione, non è possibile accettare anche questa diminuzione del salario accessorio. Questa mattina assemblea delle organizzazioni sindacali, che cosa direte, che cosa ribadite? Sì, noi stamattina, oltre a ribadire, diciamo, la necessità di chiudere la partita sul salario accessorio, ovviamente l'avvertenza è aperta anche sulla qualità dei servizi che offre questa ASL. In particolare ci teniamo a sottolineare che la chiusura degli ospedali di Agropoli e Scafati hanno determinato un netto decremento, diciamo, dei livelli di assistenza. Purtroppo abbiamo anche registrato, diciamo, delle morti sospette, che da Agropoli per arrivare a Vallo della Lucania in quelle condizioni, con quelle strade, non vi arrivano sicuramente, non vi arrivano, diciamo, in ottime condizioni. E inoltre abbiamo la questione della salute mentale, che sta accusando un arretramento anche lì dell'assistenza. Stiamo accusando, diciamo, un'esternalizzazione selvaggia per quanto riguarda il servizio ADI. Ebbene, è difficile immaginare che se non vi sono soldi per prendere personale, diciamo, dedicare a questi servizi, è difficile immaginare che vi sono poi milioni di euro per poter fare le convenzioni con soggetti privati, prendere personale e dedicarlo a questi servizi. Sicuramente la qualità che offrono questi servizi, perché ovviamente offrono dei salari bassissimi, non corrisponde alla qualità che potrebbe offrire il servizio sanitario pubblico. Anzi, quasi 7 giorni che i sindacati, le organizzazioni sindacali hanno occupato la direzione generale dell'ASL, che cosa è cambiato? Non è cambiato nulla rispetto ad una mancata attenzione di Caldoro e della Regione sul problema. Alcune cose possono essere affrontate e risolte in azienda, altre devono necessariamente avere un utile approfondimento in Regione. Quindi stiamo aspettando che la Regione ci convochi, poiché se non lo fa è una scelta scellerata, atteso che alcuni problemi si devono dirimere a quel livello. E quello che ribadirete oggi nell'assemblea che hanno convocato i sindacati? Non solo lo ribadiremo, ma molto probabilmente ribadiremo anche una ulteriore azione di lotta che possa vedere estendere su tutto il territorio questa mobilitazione. Okay? Il problema vero è la ripresa di un ruolo di partecipazione responsabile a quelli che sono gli scenari che si aprono, sia a seguito della legge di stabilità, ma fondamentalmente a causa di una necessità di riordino e riorganizzazione di tutto il settore, che non può non trovare in una valorizzazione della professionalità e del merito un punto focale di attenzione. Sette giorni che le organizzazioni sindacali hanno occupato la direzione generale dell'ASL, che cosa è cambiato? Non è cambiato assolutamente nulla, siamo in una fase di stallo perché la direzione generale ha deciso di non interloquire direttamente con le organizzazioni sindacali, tant'è vero che prima ancora che noi facessimo questa occupazione, voglio dire, pacifica, corretta, senza interrompere nessun tipo di servizio e soprattutto senza intralciare le attività degli operatori che lavorano qua dentro, ci aveva convocato per parlare dei fondi dell'anno 2015, della corretta applicazione dei fondi 2015. Noi innanzitutto non riteniamo corretta questa impostazione perché abbiamo fatto un quesito specifico sul riconoscimento di una fascia economica a tutto il personale riguardante il 2010. Devo dire la verità, la direzione generale ha inteso mandare una nota alla Regione chiedendo lumi sulla
la questione, la Regione non ha risposto, ha dato un altro tipo di risposta, sulla quale poi il direttore generale sta costruendo dei castelli che non hanno motivo di essere, perché se io ti chiedo un qualcosa che è inerente al 2010 non capisco perché vuoi parlare del 2015, questo. Però il messaggio che deve passare non è che noi stiamo combattendo soltanto per una questione economica, qui si sta combattendo per il riconoscimento del diritto alla salute nella provincia di Salerno. Si è esternalizzato quando di più si potesse esternalizzare, faccio riferimento all'assistenza domiciliare, faccio riferimento al 118, al problema della salute mentale, al problema del Dipartimento di Prevenzione che ancora lavora come in tre unità diverse quando invece dovrebbe essere unificato. Sono anni che il direttore generale non mette mano su queste tematiche e noi le stiamo segnalando in continuazione. Per quanto riguarda poi la pretesa del direttore generale di dire che noi stiamo facendo campagna elettorale, bene, voglio ricordare al direttore generale che in tempi non sospetti ha chiesto un mio intervento verso un mio delegato in quanto avrebbe detto che lui faceva soltanto proclami elettorali. Se tanto mi dà tanto, se non sta bene a te non sta bene nemmeno a me. Tra l'altro io non credo che i lavoratori in questo momento non vedano cosa sta succedendo. Noi la RSU l'abbiamo, un po' di casino. Noi la RSU l'abbiamo per far dire ai lavoratori da chi vogliono essere rappresentati, non certamente per poter far carriera. Da qui non ci muoveremo. Da qui, riallacciando il discorso, noi vogliamo far esprimere i lavoratori da chi vogliono essere rappresentati, perché il sindacato oggi è cambiato, non è più un sindacato che deve tendere a maturare e a difendere determinati interessi di determinate fette di lavoratori. Il sindacato oggi deve capire che c'è una trasformazione in atto e in quella trasformazione si deve inserire anche per poter governare insieme alla parte pubblica quella che è l'assistenza. Non si può tollerare che il tutto vada verso il privato, noi invece vogliamo un'integrazione col privato, laddove il pubblico non arriva ci deve essere il privato. A oggi noi abbiamo un privato che è predominante sulla parte pubblica approfittando di fondi pubblici e questa purtroppo è una cosa che non possiamo tollerare.